Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, sì, lo so, alcuni di voi me l'hanno detto e lo ammetto anche io, che questa soluzione del cubo di Rubik la sto portando un po' troppo per le lunghe. Ma sto facendo in questo modo perché? Perché così facendo imparerò a riconoscere i vari casi del cubo di Rubik che potranno presentarsi durante la vostra risoluzione ed applicare l'algoritmo inerente a quel caso. Quindi noi in questo video andremo a vedere come costruire la croce finale del cubo di Rubik, i suoi vari casi e i suoi algoritmi da applicare. Quindi direi di non perdere altro tempo e di partire subito dopo la sigla. Miei carissimi amici di Mitico Snake, eccomi qua nuovamente al banco e siamo arrivati alla quarta parte vera e propria della soluzione del cubo di Rubik 3x3x3. In questa quarta parte vedremo come costruire la croce sull'ultimo strato. Se ben vi ricordate, nella prima parte vera e propria abbiamo visto come costruire la croce sul primo strato per poi orientarla con i suoi centri di riferimento. Ma la croce dell'ultimo strato è diversa. Ah, perché? Perché anche se non è orientata con i centri di ogni lato, ma basta che ci sia una croce sull'ultimo strato, ok? Ma andiamo avanti e prendo il mio cubo di riferimento dove poi andrò a farvi vedere tutti gli algoritmi del caso, che ne sono tre. Sono tre algoritmi da ricordare per ogni caso che potrebbe capitarvi durante una risoluzione. Analizziamo un pochino questo qua. Come potete vedere, su questo cubo abbiamo una croce già costruita. Da quest'altra parte no. Ok, quindi se non il centrale non abbiamo nessun cubetto della croce già portato verso l'alto, ok? Quindi a parte centrale dobbiamo andare a costruire la croce, va bene? Quindi mettiamo un po' questo cubo da parte e vediamo un po' come costruirla. Allora, ricordiamoci di mettere sempre il colore della base verso il basso e qui possiamo mettere qualsiasi colore di fronte a noi perché non ha importanza, ma l'algoritmo unico ci consente di costruire la croce sull'ultimo strato. Allora, partiamo dal frontale, va bene? Quindi partirò, lo metterò con la facciata verde di fronte a me, ma voi potete scegliere qualsiasi lato, anche perché la croce non è costruita del tutto, quindi dobbiamo costruirla interamente. E partiamo dal frontale facendo F, R, U, R', U', F'. U2, F, U, R', U', R', F'. Ed ecco che abbiamo costruito la croce sull'ultimo strato, ok? Quindi questi qua non li pensiamo, ve li oscuro un attimino ed ecco che abbiamo costruito la croce con questo algoritmo là dove non ci stava nessun cubetto della croce piazzato. Analizziamo un attimino questo secondo caso che potrebbe capitarvi durante una risoluzione del cubo di Rubik. Allora, a differenza di una croce già montata, come potete vedere, qui abbiamo due cubetti già messi in posizione, ok? Quindi già sono portati verso l'alto e abbiamo già due cubetti che vanno a formare la croce, quindi abbiamo una mezza croce costruita. Allora, mettiamo un po' da parte il cubo dove è costruita la croce e concentriamoci su questo qua. Allora, in questo caso il cubo ha una posizione ben precisa per poter costruire la croce sull'ultimo strato. Allora, i cubetti che già vanno a formare la metà della croce dobbiamo metterne uno a sinistra e l'altro sulla parte alta, mentre invece gli altri da andare a portare nella parte alta del cubo, ovvero quelli che vanno a finire la croce, deve stare uno a destra e l'altro di fronte a noi. Ma se seguiamo bene il pattern basta anche solo guardare questi due qua, quindi i due cubetti che vanno a formare la nostra metà della croce deve stare uno a sinistra e l'altro nella parte alta. Ed andremo ad eseguire il seguente algoritmo e ricordiamoci sempre di mettere il colore della base verso il basso. Partiamo dal frontale, quindi ricordiamoci un cubetto alla nostra sinistra e l'altro nella parte alta del cubo. Ok, quindi partiamo dalla parte frontale e faremo F, U, R', U', R', F'.
F'. Ed ecco che abbiamo costruito la croce anche con questo secondo caso. Allora, analizziamo quest'altro caso qui, che a differenza della croce già costruita, qui abbiamo un caso che va a costruire metà della croce in linea orizzontale, che rispetto all'altro caso della croce, laddove avevamo una L costruita al contrario, ovvero avevamo un cubetto della croce costruita a sinistra e un cubetto della croce costruita nella parte alta. In questo caso, come potete vedere, abbiamo metà della croce costruita in linea orizzontale. Ed è proprio così che deve essere posizionato il cubo per poter eseguire l'algoritmo ed andare a costruire la croce per intero, ovvero questo è il nostro terzo caso. Allora, linea orizzontale, partiamo dal lato frontale e faremo questo algoritmo qui. F, R, U, R', U', F'. Ed ecco che abbiamo costruito la croce con il nostro terzo caso. Allora ragazzi, come avete potuto vedere, come esiste una croce iniziale, così esiste anche una croce finale. Abbiamo visto un po' i suoi vari casi, abbiamo visto quale algoritmo serve per ognuno dei casi che si potranno presentare durante una vostra risoluzione. Quindi cosa posso dirvi? Allenatevi, anzi disfate il vostro cubo e arrivate fino a questo punto qua, in modo da imparare a riconoscere i vari casi ed applicare l'algoritmo inerente a quel caso, proprio come vi ho detto all'inizio di questo video. E vabbè, io per questo video già ho detto tutto, quindi ho parlato anche troppo, non la voglio tirare ancora per le lunghe. Già lo sapete, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, ditemi la vostra, quello che volete, ma soprattutto lasciate tanti bei pollicioni in su. E se ancora non l'avete fatto, ragazzi, ecco che parte l'animazione che ve lo ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano moltissimo il canale. Per voi è gratis, ma per me è un grande aiuto. Ma voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @mythicosnake, ve lo ricordo all'animazione come potete vedere, ma trovate il link al mio profilo Instagram anche qua in basso in descrizione, con tutti i vari social a cui sono iscritto, a cui è presente mythicosnake. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao! To the night.